ragazzi, siamo arrivati a Porto, anzi in realtà non siamo proprio a Porto, siamo al di qua del fiume Porto, lo vedete là, quelle luci là sono di Porto. Abbiamo trovato parcheggio qua, devo dire grazie, abbiamo trovato due ragazzi italiani fantastici che sono con il van e ci hanno lasciato il posto. Noi siamo parcheggiati qua perché c'era un altro posto poco più avanti, sempre per i camper, ma io con il nostro camper noi non ci saremmo stati, invece loro avevano soltanto un van, quindi sono spostati, ci hanno lasciato il posto a noi, quindi veramente molto molto gentili. E ci siamo anche bevuti un po' di pistacchiello e anche un liquore locale che avevano loro a base di ciliegia, molto molto buono. E adesso non ci resta che andare a dormire perché domani andremo a scoprire Porto, non so ancora come, penso potrebbe essere o in nave, perché so che c'è un traghetto da qua che porta a Porto, oppure in bici, monopattino, pullman, non so ancora come. Comunque domani mattina lo scopriremo. Adesso vi saluto ragazzi, buonanotte, a domani. Buongiorno ragazzi, buongiorno da Porto, anzi da Villanova do Gaida, che è praticamente la città diciamo di fronte a Porto. Infatti lì c'è il fiume che divide Porto da Villanova e abbiamo dormito qua, abbiamo trascorso la notte molto molto bene, e a Porto abbiamo trovato qualche problema nel riuscire a parcheggiare, quindi siamo venuti qua che abbiamo trovato quest'area di sosta ieri sera fantastica, abbiamo dormito molto bene, come vedete direttamente sul mare. Ora ci prepariamo, ci cambiamo e poi andiamo insieme a scoprire Porto. Ragazzi, è appena arrivato il nostro Uber, è fantastico, addirittura è arrivato in anticipo, quindi per il momento molto molto bene, è fantastico, quindi per Porto consigliamo assolutamente di parcheggiare il camper lì e poi di potersi spostare con Uber. Bene ragazzi, missione compiuta, l'Uber ci ha portato a destinazione. Qua c'è questa fantastica chiesa con tutti questi azulejos, così dovrebbe essere che si chiamano, e poco più là c'è la famosissima libreria che ha ispirato i romanzi di Harry Potter. E ragazzi, vi assicuro che per 8 euro siamo in 4 col passeggino, che Uber veramente è stato fantastico e ci ha aiutato molto nel poter raggiungere il centro. Diversamente potevamo venire con i pullman, ma ci andava molto molto tempo, ci andava quasi un'ora, invece così in 20 minuti siamo arrivati. Ragazzi, siamo di fronte alla libreria Lello, quella che ha ispirato Harry Potter, comunque la libreria di Harry Potter. Ma cosa succede? È tutto pieno, è pienissimo, c'è una coda infinita, quindi se venite qua vi ricordiamo di prenotare direttamente sul sito della libreria. Potete prenotare già il biglietto per entrare, costa 5 euro a testa per gli adulti, gratuito per i bambini, e se si compra un libro all'interno della libreria questi 5 euro vengono rimborsati. Noi adesso l'abbiamo preso per 1:30, il primo posto disponibile era alle 13:30. Quindi facciamo un altro giro e andiamo a vedere un po' di azulejos e poi torneremo qui per le 13:30. Ecco, da qua forse si riesce a vedere meglio la coda, va giù per tutto il viale. C'è veramente, veramente tantissima gente in coda qui per entrare in libreria. Siamo ora davanti all'Iglesias do Carmo, che è questa fantastica chiesa su cui sul lato ci sono tutti gli azulejos. E un'altra particolarità, ecco qua, ve li facciamo vedere adesso, sono lì, un'altra particolarità, sono due chiese, una di fianco all'altro, e in mezzo c'è la casa escondida, dovrebbe chiamarsi così, ed è la casa più stretta al mondo. Vi facciamo vedere anche questa.
Ecco ragazzi, questa è la casa escondida. Vedete, si entra di qua, adesso non è, cioè è un museo, non è ovviamente abitata, ed è larga qualche metro soltanto, ed è sviluppata in altezza, ed è esattamente tra le due chiese. Ok ragazzi, entriamo subito nella prima, che è l'Iglesias do Carmelitas, che è questa qua, è quella che trovate sul lato sinistro. Davanti alla torre, alla chiesa do Clérigos. Abbiamo comprato una bellissima piastrellina da aggiungere al nostro muro dei ricordi. Sarà un problema. Ogni negozietto mi sto fermando, mi viene in mente qualcosa, ma ovviamente non per me. Dai, prendo questa. Ragazzi, questa invece è la facciata della chiesa do Clérigos. Quindi prima abbiamo visto la torre, questa invece è la facciata. Ragazzi, tutto questo sali scendi, questo girovagare per Porto ci ha già fatto venire fame. Quindi ne approfittiamo prima di andare poi a assaggiare il dolce tipico qui di Porto, che si chiama? Pastel de nata. Pastel de nata. Assaggeremo anche questo tra poco. Ragazzi, siamo arrivati alla stazione di São Bento, anche questa molto famosa per tutti gli azulejos che ci sono all'interno, e dovrebbero raccontare un po' la storia della ferrovia dalla nascita fino appunto, credo, al momento in cui è stata costruita la stazione. Quindi entriamo e la visitiamo. Un po' particolare perché questo museo appunto è una stazione ancora attiva ad oggi. Siamo nell'ingresso della stazione e ragazzi, guardate quanti azulejos, sono più di 20.000 piastrelle decorate all'inizio del 1900. Ci sono raffigurati alcuni dei momenti storici più importanti del Portogallo e ci sono anche tutto il, diciamo, raffigurato dalla nascita dei trasporti, quindi dai cavalli fino ad arrivare al treno. Molto 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 bella ragazzi. E poi ragazzi, ovviamente, come in ogni stazione, ci sono i treni. Subito vicino alla stazione possiamo vedere già laggiù la cattedrale, la nostra prossima destinazione, la cattedrale di Porto.
Ecco qua ragazzi, guardate che bella, questa è la cattedrale di Porto, in stile romanico con tre navate e una particolarità: all'interno ci sono delle cappelle in stile barocco e proprio qua di fronte c'è anche questa colonna, possiamo chiamarla così. Volete sapere che cos'è? È un'antica gogna, quindi qua appunto venivano diciamo esposti i condannati. Ragazzi, stiamo per entrare nella cattedrale e nel chiostro. Ragazzi, siamo all'interno del chiostro della cattedrale, come vedete anche qua sulle pareti piena di azulejos. Stiamo salendo perché vogliamo andare sulla torre. Continuiamo ancora a salire perché di qua si arriva proprio in cima alla torre. Devo dire che i gradini sono molto molto orribili. Vai! Vai, vai! Ragazzi, siamo in cima alla torre della cattedrale, si vede anche benissimo il ponte Don Luis I. Allora, l'accesso qui sulla torre è molto molto stretto, ma vi assicuro che la vista su tutta l'intera città di Porto è veramente veramente bella. Qua si vede la torre gemella, ovviamente solo su una torre si può salire, si può fare tutto il giro attorno e niente ragazzi, bello bello bello, quindi ve lo consigliamo. E visto che da qua sopra lo vediamo bene, ricordiamo anche il fiume che è appunto su cui si affaccia tutta Porto, che vedete là dietro, si chiama il Duero. Ascolta Fede, dove siamo finiti? Cosa? Siamo in alto? Ho paura, ho paura, ho paura. Siamo sulla torre? Ho paura. Dai che ci andiamo allora, vai. Ecco ragazzi, stiamo entrando nel Duomo. Molto molto ricco anche questo, guardate. Ragazzi, molto particolare anche il rosone centrale che vedete lassù, tutto coloratissimo. Molto
molto molto bello, anche il Duomo. Adesso però noi andiamo, perché dobbiamo andare a visitare la libreria, perché alle 13.30 abbiamo l'appuntamento, quindi se no si fa tardi. Vai! Situazione attuale, siamo prenotati per le 13.30 per entrare nella libreria, ma tutta questa gente qua è anche prenotata per le 13.30, quindi penso che faremo almeno un'oretta di coda. Mentre il resto della famiglia è in coda per entrare alla libreria, approfittiamo, non perdiamo tempo. Io sono venuto a prendere qua dei pastel de nata, questi dolci tipici proprio qua portoghesi. Quindi entro dentro, ne prendiamo 3 o 4, così ce li assaggiamo. Vado. Missione compiuta, torniamo in coda e così ce li assaggiamo. Assaggiamo questi pastel de nata. Che sarebbero? Non lo so. Sono ben pieni di crema. Ragazzi, eccolo qua. Il pastel de nata, dopo tutti sti chilometri, lo assaggiamo. Strapieno di crema, leggermente caldo ancora, croccante fuori, molto morbido dentro. Buono, 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 buono. Anche Nadi lo sta gustando. Grazie per averci seguito fino a qui. Vi volevamo ricordare che questo video fa parte del tour che abbiamo fatto in Portogallo ad agosto 2022. Esatto, abbiamo in realtà toccato 4 nazioni, perché siamo partiti dall'Italia, Francia, Spagna e ovviamente Portogallo. Se volete avere qualche informazione in più, vi mettiamo qua sopra il link per appunto il primo video introduttivo in cui spieghiamo brevemente tutto quanto il nostro percorso. Ricordatevi di iscrivervi al nostro canale se volete essere aggiornati su ogni nuovo video. Attivate la campanella e lasciateci un like. Grazie!